Ora vediamo la dimostrazione che nel ciclo di Carnot Vc su Vd è uguale a Vb su Va. È una dimostrazione molto tecnica. Si scrivono le equazioni di trasformazione per tutte e quattro le trasformazioni, quindi isoterma, diabatica, isoterma e adiabatica. Perciò il prodotto Pv è costante durante l'isoterma di espansione. Il prodotto PbVb alla gamma è uguale a PcVc alla gamma, quindi il prodotto Pv alla gamma è costante durante la diabatica di espansione. Di nuovo, durante l'isoterma, stavolta di compressione, è costante il rapporto Pv, e durante l'altra diabatica di compressione è costante il rapporto Pv alla gamma. A questo punto moltiplichiamo tutti i primi membri e tutti i secondi membri, quindi a sinistra abbiamo PA, PB, PC, PD, VA, VA, VC, VB alla gamma, VD alla gamma. E a destra una cosa simile, tutte le pressioni, PB, PC, PD, PA, e poi VB, VD, VC alla gamma, VA alla gamma. Poi portiamo VB, VD a sinistra qua sotto e VA, VC a destra qua sotto. Perciò a sinistra abbiamo VB, VD alla gamma diviso VB, VD, e quindi è VB, VD alla gamma meno 1. A destra invece abbiamo VAVC alla gamma diviso VAVC, quindi VAVC alla gamma meno 1, e invece tutte le pressioni PAPBBCPD si sono semplificate. Ma se queste due quantità devono essere uguali, allora anche le basi di queste due potenze devono essere uguali, quindi la base VBVD deve essere uguale a VAVC. E perciò abbiamo che il rapporto VB su VA è uguale al rapporto VC su VD. E quindi è stata dimostrata quella relazione che dicevamo. Intuitivamente che cosa significa questa relazione? Quello che abbiamo già detto più volte. Se nella fase attiva, cioè l'isoterma di espansione, il volume del gas per esempio triplica, quindi VB uguale 3VA, allora poi nella fase di compressione isoterma, quindi nell'altra isoterma di compressione, il volume trimezza, cioè diventa un terzo, cioè VD è un terzo di VC.